Morta di freddo insieme a tre dei suoi cani, una donna di 50 anni. Il suo corpo congelato è stato trovato mercoledì scorso in un lungo sentiero fuori mano a pochi chilometri da Badia Tedalda, nell'Aretino, una delle zone più colpite in questi giorni dal maltempo, dove la neve ha raggiunto un metro d'altezza. Accanto a lei le buste della spesa con il cibo per i cani. Un dramma della solitudine. Abitava da sola da qualche anno in un maneggio abbandonato senza riscaldamento in condizioni difficili nel bosco dell'Oasi della Cocchiola sulle montagne dell'Appennino. Una zona frequentata d'estate ma isolata e deserta d'inverno. Si chiamava Cristiana Gogu, allevava cani, la sua passione e il suo sostentamento. Martedì aveva preso la corriera ed era andata a Sansepolcro a comprare le crocchette. L'ultima volta l'hanno vista arrancare sulla strada in salita ricoperta di neve. Nel bosco si è accasciata a terra, stroncata da un attacco cardiaco, faceva troppo freddo. A dare l'allarme la madre, che non l'aveva più sentita. A ritrovare il corpo alcuni volontari che stavano ripulendo i sentieri dalla neve. Oltre a lei sono stati trovati morti i tre cani che la donna accudiva, salvi gli altri cinque. Il sindaco aveva cercato di trovarle una sistemazione più confortevole, ma Cristiana aveva voluto rimanere a vivere nel maneggio abbandonato, da sola, con i suoi cani. Viveva per loro Cristiana e aveva scelto di allevare cani Mirotic, una razza dei Carpazi, cani di taglia grande e robusta, utilizzata per fare da guardia al bestiame. Con loro, secondo le testimonianze di chi la conosceva, si sentiva sicura e non aveva paura. E in paese è stato lanciato un appello perché qualcuno possa occuparsi ed accudire gli animali della donna, rimasti soli, senza di lei.